Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Cider Gaming, qui Kizli e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto una Chem Strike e non porterò un video di Black Ops per portarvi una Chem Strike. Nello scorso video avevo detto che di portarvi che vi portavo una come si chiama? Un Nuclear, ma vi porto una Chem perché non, visto che ho fatto già un video di Black Ops 2, spezzo un po' con un video di COD Ghost. E non so ancora che video portarvi, infatti sto vedendo in questo momento che ho un attimo libero. Ecco, qua c'ho due doppie chem passata, non lo so, credo che vi porterò questa, una doppia chem, perché sono con la stessa sulla stessa mappa. Una già ve l'ho caricata, quindi devo pure cancellare questa. Non so qual è questa, non lo so, boh. Vabbè, se l'arma è sempre la stessa, quindi sarà una chem con l'AK12 e ricompense sempre il prestigiatore. No, prestigiatore, che cazzo sto di? Che cazzo sto di? Eh sì, quella. Eh sì, questa qua è. Ma è questa qua allora la chem. È una AK12 con calcio e cosa? Non so, ho fatto un video proprio sperduto dal mondo, proprio non so se sa, infatti. Però come riserva ho la PlayStation accesa, quindi guardate in questo momento la classe proprio che ho usato. Come andà, equipaggiamento, fammi vedere. Allora, fucile d'assalto. Ancora modo comprare AK12, me lo compro solo per voi, ragazzi. Allora, come si chiama? Ecco, freno di bocca e calcio, cioè senza silenziatore. Come bonus avevo i soliti bonus che uso io, che adesso ho cambiato perché sono bonus da nabbo, così mi è stato detto, quindi li ho cambiati. Erano prontezza, gioco di prestigio e estrazione rapida. Atterramento, ma atterramento è stato consigliato dal mio amico Furin. Atterramento che serve veramente, chi non lo sa, perché non credo che lo usano in pochi. Prende quando un nemico, non so come bene, aspetta, uccide il nemico senza. Ah, prende quando uccide il nemico, non svelano, cioè avete visto quel teschio che compare sulla mappa? Non svela il punto in cui è morto il nemico. E concentrazione e inflessibile erano le altre cose, tanto senza che sto a spiegarvi, tanto sono quelle più usate da tutti, credo che sappiate a cosa servono. E poi vabbè, una AK12, questa è una doppia gamma che da fa sempre spawn trap. Ultimamente non sto più giocando a spawn trap, anche perché ho ricominciato a giocare da una settimana, no, una settimana, 2 settimane, tre, no, 2 settimane. E una buona notizia, cioè mi sono comprato Battlefield 4 per la PlayStation 4, ma mi sono comprato Battlefield, ma non ho la Play 4, perché ancora me la devono ridare, ancora sta in line, come si chiama? In osservazione, no, in assistenza, non sta in osservazione ma in assistenza. E in osservazione, cioè stanno guardando la mia PlayStation 4, che onore. E vabbè, me lo so comprato e niente, mo appena mi ritorno vi porterò pure qualche bel gameplay su COD. Su COD, mamma mia, che video proprio. Su Battlefield, un polverato già, che cazzo, da ieri che sto là, eccolo qua, solo in mano. La custodia, ragazzi, quella della Play 4 è tutta tipo una plastica riciclata, strana, tutta morbida, che basta che la guardi e si rompe. Infatti devo stare pure attento, il gioco mi sembra farso, balla tutto dentro la scatola. Non so come cazzo le fanno col culo ste cazzo di custodie della Play 4. Boh, è la prima che prendo, questo è il primo gioco che compro appositamente per PlayStation 4. Se, tipo, se prendi una scatola di PlayStation 3, bella dura, bella sostanziosa. Vabbè, sì, Dania, sì. Questo video, raga, proprio italiano correggiuto proprio. E niente, vabbè, senza che dico. Ghost gioco noiosissimo. E questi giorni non sto più registrando, non registro, credo da 4 mesi che non registro più. Infatti sto la doppia cam sarà minimo minimo di 3-4 mesi fa. E sì, una doppia cam ne ho fatte un po', però giustamente ho registrato soltanto due, perché io quando il PVR acceso lo tengo soltanto quando faccio tutte le partite del merda, quando mi esce una gamma così fatta spawn trap, magari pure brutta, e che ve posso fare. E poi avevo detto, in questo momento sto, come si dice, perché non so parlare, e sto giocando a Dominio perché sono entrato in un team, no, in un team, in un clan, abbiamo fondato niente noi praticamente. Io, vabbè, non l'ho fondato io, l'ha fondato un mio amico, però quando sono entrato io eravamo tipo 5 membri, tipo così, e stavano a livello, mi pare 0, 4, no, a livello 1 si sì, stavano, e mo stiamo a livello 12 in giro di una settimana e mezza. E siamo fortissimi, ovviamente giochiamo tanto a dominio, non facciamo spawn trap, ovviamente devastiamo sul dominio. E ah, ecco, ho invitato un amico mio, mica me ne ero accorto che stavo lobby uscito, poraccio. E Ghost,
sarebbe Ghost sarebbe? Ah, proprio Ghost Sniper, ecco chi era. Lo saluto perché purtroppo stavo a fare video, non avevo visto che era entrato perché stavo su. Avevo selezionato le classi, non vedevo chi stava in lobby. In lobby. E poi saluto il grande Andrea, che è un amico mio un po' frocio. Dedico questo video a lui. È il grande Andrea, lui. E lui, raga, è un compagno di classi mia che non si chiama Andrea, si chiama il grande Andrea. Saluto anche il Leo, Antonio, quasi Antonio compagno. Antonio, non dico il cognome, sennò poi è andata a stalkerare su Facebook. Saluto Antonio, poi pure Erdrudi. E basta. Erdrudi, vabbè, Erdrudi. E niente, però il saluto più grande è sempre al grande Andrea, perché veramente, ragazzi, è una persona immensa. E niente, vabbè, così se guarda sto video se fa quattro risate. E vabbè, niente, ragazzi, sentiamo al prossimo video. Vi saluto il grande Andrea. E poi vabbè, qui c'entra questa storia. E un altro amico mio. E poi, bella ragazzi, ci sentiamo al prossimo video. Un saluto da Grizzly e il grande Andrea. E che c'entra questa storia? Bella.